Ciao a tutti, io sono Frico e benvenuti sul mio canale. Finalmente incominciamo Judgment. Questi primi episodi saranno senza webcam perché purtroppo non sto benissimo e quindi non sono abbastanza presentabile, però non fa niente. Ci godiamo comunque sicuramente il gioco lo stesso. Nuova partita. Livello di difficoltà normale. Aumentiamo leggermente la luminosità, salvataggio automatico certo. Non spegnere il sistema e non abbandonare la partita. Va benissimo. Salva automaticamente. Vediamo un po' cosa ci aspetta. なるほど. Sottotitoli in italiano finalmente. Non che sia un problema per me, però non devo tradurre più niente. Amministratore dello studio legale Genda, Ryuzo Genda o Genda, sicuramente Genda. Avvocato dello studio legale Genda, Hayuki Yagami. いつまで続くんだろうな、この矢神人気はよ。ねえ、沙織ちゃん。現だ。ええ。矢神は弊社の所属弁護士。 Sono tutti ossessionati con lui, perché? Avvocatessa Saori Shirozaki. またご指名か。みんな無罪。 Sei gelosa? Che vince sempre. Sei bravo. Anche lui è un avvocato, Masamichi Shintani. O Shintani. Veramente Shintani. Ma Anno裁判はマグレもあったってのに. <ride> 当たり前だろ。判決の99%が有罪ってんだ。まあ、マグレだろうが無罪ってやつはでけ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロ付き上がりでもだ。ですね。 ですねってお前、いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。なんて伝わすかったんだ。うちの身体が言ってます。ええ、矢神より経験豊富な弁護士です。 聞いたか。お前のおこぼれが回ってきそうだ。一中線な。そんな本当ですか。Che succede? その点身体なら。ええ。無罪。でもそんな。無罪は取ったことないですね。滅多にないことですから。ご存知ですか。日本の裁判の有罪率は 99.9% dei casi。とんでもない数字ですよね。abbastanza。 え、どうしても矢神を。なんだよ、やってられて。ちょっとそこはかすりがらべ。はい。ええ。本当に間違いないんですね。わかりました。伝えます。どうした。矢神先生に弁護の依頼です。だろうよ。 依頼人は大久保新平。はあ、大久保新平って矢神が無罪したあの、これが勝った。アッソルバレ。いや、だからその事件は俺が前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後ガソリンで火を。なわけねえだろ。 Quindi l'ha liberato e ha ucciso un'altra persona? Quindi ha liberato un criminale. E poi ha fatto un casino.
C'è la lanciata che non ci sarebbe andato bene per sempre la cosa, ma si infretta. Non credo che lo aiuterà di nuovo. Stavolta l'hanno colto un flagrante praticamente. Tre anni dopo, 10 dicembre 2018, ok, 2018 ambientato, sempre a Kamurocho. Ah, mi sei mancata Kamurocho. Abbiamo finito, ho finito anche Yakuza 6, l'ho finito in privato, ho avuto dei problemi al computer che ora sono stati risolti, però davvero bellissimo. Infatti non vedo l'ora che esca il nuovo spin-off, ma ne parleremo. Adesso concentriamoci su il gioco che abbiamo davanti. Investigatore dell'agenzia Yagami, Masaru Kaito. Bellissimo. Addirittura. しかし面白いもんだよな。探偵が探偵を追ってるなんてよ。あ、なんか、ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから慎重に。 E questo deve essere Yagami, l'avvocato. こっから俺も後ろにつく。 Finita la. Ma così. No. Sono curioso del suo stile di combattimento. Arrivo subito, non preoccuparti. Io non credo. Secondo me dovreste stare molto attenti. Secondo me smettereste di ridere molto a breve. Belle facce però. Delinquenti. Attacco. Ok. Bloccare gli attacchi, vabbè, queste cose sono sempre le stesse. Aggancio l'avversario. Ok. Aggancia e evadi. Ok. Fare nemici e raccogli le armi. Bello. Attacca i nemici per caricare la barra X. Nell'angolo superiore a sinistra della schermata. Se caricato almeno un segmento della barra potrei utilizzare le azioni. Ok, azione X. Ogni volta che opera lo schermo il triangolo, azione X. Premi triangolo per scatenare tra le molte azioni X a tua disposizione. Vediamo. Ok. Bam. Bella. Termina lo scontro. Dico lo stile di combattimento però. Ok. Bisogna solamente abituarsi perché è novità.
Ehi, fai da bravo. Bam. 100 PT mi ha dato. Non mi ha dato soldi. Non mi ha... Bello, sono caduti uno sopra l'altro. Si tengono la mano. Che bellini. Era finta la barba. Kaito-san. Soccia ima dono hen? Pink dori ni mukau uramichi da. Hitoke ga hette kiteru. Wakatta. Bello lui, eh? Hayaku kite kure. Con i capelli non laccati. Ok, arrivo subito. Beh, l'avevo già visto dalla copertina in realtà. Si diretta verso Pink Street. Dovrei guardare la mappa per orientarmi. La solita Kamurocho che conosciamo. Mahjong, Le March, Poppo, Don Quixote, Banco dei Pegni, è tutto lì dove di solito. Sicuramente c'era qualcosa di nuovo. Tipo VR Paradise, non so cosa sia. E poi... Center, c'è sempre. Corsa di Dro. Questa cosa la vediamo più avanti. Bene, ora devo andare là. Premi X mentre muovi per sprintare. Ok, scusate, ho attivato la prima persona. Raggiungi Pink Street. Arrivo. Pink Street è andata questa qui davanti? Ormai la conosciamo quasi come le nostre tasche. Che aspetto aveva il detective? Do un'altra occhiata al nostro sketch. Ok. Certo che è davvero unico. Già che interessante pure. Ha un neo particolare in viso. Barba sfatta e occhi sottili. È quel tipo di viso che potrebbe intimidire chi non è di questa città. Ok, vediamo se c'è qualcuno di adatto. Modalità ricerca impedinamento. In questa modalità devi individuare il tuo obiettivo in base alle caratteristiche note di quella persona. La modalità ricerca impedinamento viene visualizzata in prima persona. Controlla le caratteristiche dell'obiettivo visualizzate sul lato destro della schermata e trova le persone con la persona corrispondente. Se trovi qualcuno di sospetto, passaci il cursore sopra e premi R2. Così facendo potrai esaminare da vicino quella persona. Mentre ti concentri su una persona, apparirà l'icona esamina. La pressione di X... Mentre viene visualizzata l'icona, consente di verificare se la persona corrisponde a tale caratteristica o meno. Se la persona corrisponde alle caratteristiche dell'obiettivo che stai cercando, è il momento di iniziare il pedinamento. Cappello, niente giacca. No, vediamo chi altro c'è. Quindi cappello, giacca, occhi sottili, barba e neo. Se le somiglia però non ha il neo. È lui. L'abbiamo appena visto. E poi ho lo sketch lì sopra. Dieci PT. E 80. Bisogna vedere cosa sono questi PT. Devo pedinarlo. Pedina l'obiettivo, Detective Losco. Quando crede la confusione che potrebbe attirare l'attenzione dal tuo obiettivo, la barra tensione posta in cima allo schermo inizierà a riempirsi. Se la barra tensione raggiunge il limite, la tua missione fallirà. Se stai per essere notato, riparati dietro un edificio o distanziati maggiormente dal tuo obiettivo. La barra tensione riprenderà a scendere una volta evitata l'individuazione. La missione fallirà anche nel caso in cui tu perda contatto visivo col tuo obiettivo. Non appena inizierai a perdere contatto visivo, nella parte superiore dello schermo si attiverà un timer col conto alla rovescia. Individui il tuo obiettivo prima che il conto alla rovescia raggiunga lo zero. Ok.
Il tuo obiettivo potrebbe iniziare ad agire in modo più cauto, come se avesse il sospetto di essere osservato. Ma ci sta facendo vedere come funziona. Se il tuo obiettivo ti vede mentre non sospetto, la barra tensione schizzerà in alto. Se non esci dalla sua visuale in tempo, la missione fallirà. L'obiettivo è trovarti. Il tuo obiettivo non può trovarti quando sei riparato. Pertanto premi cerchio per nasconderti dietro un punto di copertura. Molto figo. Non sarai in grado di muoverti mentre ti nascondi. Quindi scegli il momento giusto per emergere premendo cerchio, in modo da mantenere il contatto visivo col tuo obiettivo. Ok, si è tranquillizzato. E posso continuare l'inseguimento. Perfetto. Visuale fissa. Lo stai perdendo? No. Non lo sto perdendo. Avviciniamoci. Avrei voluto avvicinarmi un po' più piano, però. Vediamo dove va. Che posso andare? Qua non mi posso nascondere, però qua sì. Chi è? もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。 やべやべ。 Ho attivato la prima persona? No, non era quello che volevo fare. Eccoci qua. Controlliamo il telefono. Nessuna nuova notifica. Vediamo dove va. Io mi avvicinerei. Certo che la gente che mi vede qua. Oh! Si è girato. La gente che mi vede qua così a terra dirà: cosa sta facendo questo idiota? Possiamo andare. Ho perso. Adesso ho i comandi di China. Quindi mi sto trovando un po' male. Cosa sta facendo? Sta prendendo una bibita, tipo. Sì. Oddio, sta tornando indietro! Nessuno. Dai, ma siete dei cani. Nascondi qua. Questa è una cattiveria, eh. Ma torna qui. Merda. No, non mi vede, vero? No, ok. Meno male. Kaito-san, tantei wa champion gai no. チャンピオンがあそこが入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし。鳩飛ばそうか。いいピッチョね。オッカケよ。お、ドローン使うってか。あ、ドローン。カイトさん先回りしてスタンバっといて。分かった。任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ。あれ結構済んだからさ。いいから。お前は探偵見失うなよ。 Tranquillo, tranquillo, non lo perdo. Quindi non, il drone non lo comando io. Nascondiamoci per sicurezza. Stiamo andando al Champion District, che è davvero un labirinto. Quindi sicuramente dovremmo fare attenzione.
Non c'è nessuno, non preoccuparti, non ti sta seguendo nessuno. Vai, giri subito. Dovrò togliermi dalla testa questa cosa, questo comando. Quindi? Pedinamento completato, Detective Losco. Decisamente no. Ma quello è un gatto, ma è bellissimo. Localizza il tuo drone. Informazioni sulla modalità ricerca attiva. Funziona più o meno la stessa cosa della modalità di investigazione. Ok, sicuramente. Modalità ricercativa viene utilizzata per indagini sulla scena di un crimine, per verificare dei fatti e per ricercare delle prove. In questa modalità utilizzerai una visuale in prima persona. Consulta gli obiettivi visualizzati sulla parte destra dello schermo per capire su cosa indagare. In alcuni casi dovrai restare fermo e osservare l'area senza muoverti intorno. Passa i mirini sopra le aree sospette, premi R2 per concentrarti su di esse. Se c'è qualcosa da verificare, aprirà l'icona Esamina. Premi X per esaminare quel punto. Esamina le varie prove e raggiungi tutti gli obiettivi per completare la tua indagine. Il gatto? Non è il piccione, è un gatto. Mi dà punti però. Sarà in alto, eccolo lì. Vediamo se posso vedere altro, se c'è altro che mi dà punti. Che ci fa in un posto simile? Ma mi dà punti comunque, esaminare un po' la scena. Non male. Localizza il tuo drone, eccolo là. Ah, ok. Mitsuketa. Ok. Via la panoramica dall'alto. Interrompi l'indagine. Okay. Abbiamo un segnale del drone, quindi. Beh, non è facile, eh? C'è qualcuno. Si può avere anche l'audio? Un libratore. Quindi sta scommettendo soldi che non ha? じゃあ借金も返さねえでバクチか。世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッションなんだったっけ？探偵の借金。オッケー。なるほど。踏み込んだら今か。見てな。 人稼ぎしてくるよ。よし、行ってこい、タホ。しくじんじゃねえぞ。 Perfetto, entra nel vicolo. Buonasera, eccoci qua. 80 punti. Domo. いい夜だね、探偵さん。 なんだ? カムロ町の飲み屋はサービスがいいんだってね。 当てれば配当は1割増し。 外した馬券の1割は客にバック。 ギャンブル好きにはありがたいよな。 俺も今度やってみようかな。 あれ、もう行っちゃうの? まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。 なんだ、お前。 誰なんだ? うちの客の、そのまた客が。 あんたに金返してほしい。 じゃあ、facciamo botta con un detective? 飲み屋から馬券買う前にね。 取り立てのチンピラか。Come ti permetti? よく俺をつけれたな。チンピラとはご挨拶だな。俺はあんたと同業者。探偵ってことか。え、じゃあ。あんた逃げ足早いんだって。で、うちに依頼が来たってこと。 Come vedi sa fare il suo lavoro egregiamente. 今持ち合わせがあんのも確認済み。
もう逃げらんないよ。さ、おとなしく払う。Credo comunque scapperà, eh. Oppure lo dobbiamo combattere. 確かに持ち合わせはある。でもな、返すのは馬でもっと増やしてから。No, non credo. それまで待っとけや。本気で言ってんのか。Cos'è? Tipo un... Dio. Un flare così. Per il drone. Non credo, lo farà. Vabbè, inseguimento classico alla Yakuza. Cattura il detective col vizio del gioco. Quando un obiettivo scappa dovete inseguirlo, inseguilo per la città senza scontrarti con gli ostacoli, muovendo la levetta e premendo i tasti suggeriti al momento giusto per acciuffarlo. Questo è nuovo. L'indicatore della distanza segnala quanto deve essere lontano il tuo obiettivo per perderlo. Ok. Oh, ho sbagliato. Ok. Prendiamolo. Ehi! Questo non mi scappa. Questo... Abbiamo già visto questo tasto. Dove si va? Di qua. Attenzione. Culo. Lo sbagliamo tutti i tasti, eh. Eccolo lì, però. Ma cosa mi ha tirato sto criminale? La bicicletta, magari. Un'altra volta. Ah, ok. Cattura gli obiettivi in fuga premendo cerchio quando sei abbastanza vicino. Cattura. Cattura il detective col vizio del gioco. Inseguimento completato. Dobbiamo combatterti? Non puoi niente. Andiamo. Yagami può usare due diversi stili di combattimento, gru e tigre? La gru risulta particolarmente efficace contro gruppi numerosi di nemici, mentre la tigre è più efficace contro un singolo avversario. Stile della gru. Stile della tigre, ok. Figata. Le azioni X però non cambiano. Molto figa questa roba. Bam! Forza! Non ho tutto il tempo del mondo contro i terra. Devo riscuotere e basta. Piace. Non sei neanche un degno avversario. Vabbè. Via. Sconfiggi il detective. Abbiamo comunque esperienza negli Yakuza. Non siamo i primi arrivati. Omae mo tante tte itteta. 名前は今更名刺交換でもないだろ。プロリオロだよ。八神だ。神室町の八神探偵事務所。ほら、金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな。こんな取り立てあるか？訴えてやる。おい。訴えるだ？てめえ偉そうに言えた口か。あ、スキャフォーニー。海藤さん。なんだよ。何が探偵だ？ヤクザじゃねえか。うるせえ。È il mio collaboratore. In effetti è vestito da Yakuza. Che sberle. その人を怒らすとマジで怖いよ。
Sei pronto a pagare? Penso tu possa. お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。これ弁護士バッジ。ああ。お前探偵なんじゃ。本当に出るとこ出る。でも Salvataggino. Ryuka Kotaku Studio. Cosa questa intro? Ecco i Kagami. Ayuka Kimura. Ma che cosa è, un anime? Vabbè, vediamo un pochino. Speriamo non ci siano spoiler, più che altro. Masaharu Kaito. Sì che ci sono ovviamente spoiler. Koei Hamura. Rizzo Kenda. Bella la musica però, eh? Mafuyu Uji. Team Song Arpeggio, vai Alexandros. Tsuya Yabe. Questo è un poliziotto. Tsuruko Kuroiwa. Lo dico per il cappotto, che è lo stesso cappotto di Date. Bella camorra, guardate. Nigiakana yoru o tanoshimu nara Kamurocho wa uttetsuke no machi da. Daga neon no hikari ga mabushii hodo sono kage wa kuraku naru. Kono machi o gyujitteru no wa higashi nihon saidai no yakuza soshiki Tojoukai. Ne ja Kamurocho wa Deepな 場所、刺激的な魅力にあふれてる。 Chiamala interessante. Ecco. E questi? 例えば, 遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗だ. Come me li prendete? メンバーは 互いに顔も知らないという。 Queste sono le maschere. E infatti la maschera che abbiamo visto nell'introduzione sarà un bel mistero da svelare. Sicuramente l'incroceremo. Demo saikin Kamurocho de saidai no wadai wa kore. Renzoku satsushin da. Vabbè. Kono 3 kagetsu no aida ni Kansai kara kita yakuza ga 3 nin korosareta. Kousou chuu no toujoukai ga 見せしめにやったと言われている. Ma non sembra una cosa fatta dal Tojo. È molto forte. A meno che non abbia cambiato gestione. Non sappiamo cosa è successo perché alla fine. Passati 2 anni da Yakuza 6, perché era il 2016. Sonna macchino katasumi de. Voleva tante jimshu hiraiteiru.
ただ一人の従業員にして俺の兄貴分。ex ヤクザ。元東上会系のヤクザだ。そして俺は矢上隆之は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。per mi nasciare detective. Non direi che solo per bellezza. A fianco al Club Sega. Che figata. Don Quixote. Capitolo 1. Sabotaggio. Direi che è stata una bella introduzione per i personaggi, eh? Con tanto di sigla anime. Vediamo cosa succede. Questo è il giorno di giugno, eh? Dalla parte del bottino, diciamo. お前の取り分は。こいつは依頼人に渡す分だしな。俺の分はまあそのうち。そっか。また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所。最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか？あのちょい悪親父。うちの得意様にそういう言い方やめない？なら、フルスだからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。ちゃんとカッコつけろ。ディシムライエン。なんか、苦労かけるね。ケストピだ。それは言わない約束だろ、お父っつぁん。あ、questo è un regalo per lo studio. Sentiti come a casa tua. Va bene ragazzi, noi ci salutiamo. Ci salutiamo qua. E ci vediamo al prossimo episodio, sempre qua, su Judgment. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video, sempre qui, sul mio canale. Ciao a tutti.